Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come avete potuto notare, questa settimana non ho potuto dedicarmi molto al canale, tuttavia l'università mi ha tenuto abbastanza impegnato, in particolare il laboratorio giornalistico. Mi spiego meglio. Per partecipare a quest'ultimo e per farne parte, perché in un certo senso è una vera e propria redazione, bisognava inviare una prova di scrittura con un articolo, mandando un articolo a tema videoludico. Quindi questa settimana mi sono dedicato particolarmente alla stesura dell'articolo e vabbè ad altri lavori dell'università. E cosa dirvi? Oggi ci sono stati i colloqui, direi che sono andati abbastanza bene nonostante io sia ansioso. Hanno detto che il mio articolo è stato uno dei migliori, quindi sono veramente felice e quindi da lunedì comincerò a lavorare con la redazione. Dico redazione perché l'università e il laboratorio giornalistico hanno una vera e propria rivista, ovviamente a carattere videoludico, Bigamus Magazine o semplicemente VMag. Quindi qui ovviamente verranno presentate recensioni di videogiochi, news dell'ultimo momento, quindi se siete videogiocatori vi consiglio di passare. Io vi lascio il link qui sotto in descrizione, magari ne parlerò meglio in un altro video e mi auguro di essere all'altezza del compito. Ritornando a noi, oggi vi passo la decklist del Disaster Dragon, un mazzo sicuramente poco conosciuto, meno conosciuto di Agent addirittura potrei dirvi. Si giocava nel 2011, anche se io preferivo la versione Hopeless Dragon, non perché era più forte assolutamente, ma mi piaceva proprio mi piacevano gli artwork delle carte, con Horus Oscuro, il Dark Angel Dragon, il Drago Infernale. Erano veramente delle carte che mi piacevano, ma ora come ora quel mazzo è ingiocabile. Il Disaster Dragon invece, a differenza del mazzo prima citato, penso sia ancora giocabile e penso che possa dare problemi ad alcuni mazzi, tra cui in particolare, in un certo senso, Psyframe. Quindi, senza perdere molto tempo, direi di partire. Abbiamo per i mostri Mono Red Ice Darkness Metal Dragon, la mia carta preferita, e insieme vabbè al Red Ice Darkness Dragon normale, e purtroppo è uno, carta fortissima per qualsiasi mazzo drago, diciamo così. Triple Light and Darkness Dragon. Non mi venite a dire, ma Stardust, questa è una carta sbagliata, è troppo OP. Non è vero perché trovi l'out facilmente a questa carta in un certo senso. Bisogna anche saperla giocare. Vi ricordo che l'effetto è una volta per catena. Che cosa vuol dire? Vi presento un esempio di situazione per uscire fuori da questa carta. Io controllo Light and Darkness. Ok. L'avversario mi fa Regeki. Io non posso decidere se attivare o meno l'effetto. Devo attivarlo. Quindi attivo. L'oppo mi chaina l'effetto Phoenix Wing Wind Blast. In quel caso non posso di nuovo risolvere l'effetto Light and Darkness e puff, abbiamo trovato l'out. Easy. Ovviamente con questo non voglio dire che è una carta di merda, anzi lo gioco in tre copie ed è una carta che bisogna saperlo usare. Triplo Drago Quagmire, che reputo una carta veramente forte. L'effetto qual è? Durante ogni end phase dobbiamo rivelare o il nucleo di ferro Quagmire oppure un mostro di tipo drago di cui il mazzo abusa, fra virgolette. L'effetto forte però, oltre ad essere un 1009, vabbè, è che nessun giocatore può evocare specialmente mostri, luce o oscurità. Quindi può creare problemi in un certo senso a Cosmo o anche a Psyframe, soprattutto a Psyframe. Continuando abbiamo tre Masked Dragon, che sono una specie di pomodoro mistico ma per i draghi, potete evocare anche lui dal mazzo. Doppio Delta Flyer, mono Viverna Occhi Rossi, mi sono trovato benissimo così. Doppio Drago Divino Apocryleaf, non so se l'ho pronunciato bene, vabbè, sti cazzi. Non Exploder Dragon, poi gioco mono Totem Dragon e due di questi. Poi gioco mono Totem Dragon e due di questi che, se non vi piacciono, potete giocare mono di questi, mono di questo scusate, e due Totem Dragon. Infine per i mostri abbiamo mono Thunder King, non mi esprimo su questa, e due Maxi. Spells, reparto molto molto semplice, doppia Pod per partire, questa Foolish per i draghi, doppio Typhoon e Raigeki. Comparto trappole che possiamo definirlo abbastanza cattivo. Abbiamo tre Stormy Mirror Force. Vi dico che questo mazzo dovevo presentarvelo in real perché avevo quasi tutto. Tuttavia, dopo la banned e con l'uscita dei nuovi mazzi, ho dovuto
ovviamente adattarlo al nuovo meta, e quindi ho tolto le Mirror Force normali e ho preferito giocarmi queste che danno problemi a Cosmo, ma anche a Mage Specter, in quanto questa carta non targetta e non distrugge, quindi Cosmo non andrà a risolversi nel cimitero. E vabbè, Mage Specter sono indistruttibili, quindi questa mi sembrava migliore. Poi doppio Time Space Trappoli, io vi consiglio di procurarli il prima possibile perché stanno salendo piano piano. Io sono stato deficiente a non prenderli subito, ma diciamo mancanza di voglia e di tempo. Doppia Call of the Haunted, Mono Phoenix Wing Wind Blast, potrebbe essere una carta, diciamo, messa giusto per, però sinceramente a me piace, può essere utile contro un mazzo, vabbè, una carta pendilium o una settata o contro qualche sincro spam, che ne so, poi ci è utile per scartare per esempio il Totem Dragon, o facendo ancora un altro esempio, scartando Red Ice, poi facciamo Call of the Haunted. Insomma, io l'ho trovata una carta abbastanza buona. Infine, Solemn Warning, Anity's Emptiness e Bottomless. Extra abbiamo Red Wyvern, Black Rose, Exploder Dragon, Clear Wing, Crimson Blader, Darken Dragon, Scrap Dragon, Stardust Dragon, Trishula, Star Eater. Unica cosa, anziché giocare il Darken Dragon o lo Scrap, vedete voi, o l'Exploder, insomma, decidete voi, troverei spazio per il Synchro Psyframe livello 8. Exceed, infine, Levier, Castle, Chidori 101 e il Lijin Drago. Mi auguro che la decklist vi sia piaciuta, che il mazzo vi sia piaciuto. Vi consiglio assolutamente di provarlo perché è molto molto divertente da giocare dal mio punto di vista. Vi ricordo di passare sulla fanpage Facebook e su VMag. Vi prego, passate su VMag. Poi, se volete, ne parlerò in un altro video. E non lo so, prossimi video, oltre a quello di VMag, potrebbe essere anche un FAQ time, ma vorrei farlo tipo verso i 2000 iscritti, 1900 iscritti, insomma, quando saremo un po' più attivi. E niente, lasciate un mi piace, un commento con i vostri pareri, iscrivetevi al canale e arrivederci al prossimo video.